Sergio Leu, 32 anni, di origini siciliane, in prima linea contro le baby gang, la violenza di genere, il traffico di droga, è lui il nuovo dirigente della squadra mobile della Questura di Arezzo che subentra a Luca Penta, entrato in servizio a Pisa. Il fenomeno della devianza e del disagio giovanile sono alla nostra attenzione, ha confermato ai nostri microfoni. Sì, assolutamente, questa della baby gang è un fenomeno che non va, come appena detto, sottovalutato. L'operazione è stata un'operazione che ha comportato un grande lavoro da parte degli uffici di polizia. Il dottor Penta è stato molto gentile nel spiegarmi quali sono state, diciamo, le dinamiche che hanno portato poi a redigere questa informativa di reato, che ha portato all'emissione naturalmente di misure cautelari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Il fenomeno della devianza giovanile e comunque del disagio giovanile va sicuramente attenzionato da parte nostra come ufficio di polizia e io cercherò di proseguire, anzi non cercherò, proseguirò sulla strada, diciamo, che è stata già avviata dal mio predecessore. Questa provincia ha anche nella sua storia, insomma, purtroppo il fatto che ci siano state o ci siano ancora, insomma, le infiltrazioni mafiose, anche questo, insomma, è un tema sul quale le forze dell'ordine si sono sempre impegnate. Sì, sotto questo punto di vista posso confermare quello che ha detto, però naturalmente ho bisogno di tempo per conoscere il territorio. Come vi dicevo, sono arrivato lunedì scorso. Credo che l'analisi del territorio anche dal punto di vista criminale sia fondamentale per poter svolgere al meglio il nostro lavoro. Ecco.